Ciao ragazzi, allora stasera video tag, ho qualche minuto prima di chiudere tutto e scendere e ho deciso di fare un tag che avevo visto da Daxl 2007, il tag colazione, pranzo e cena. Guardo il qua perché c'ho lo schermo con le domande. Se vi interessa il video dimostrativo di questo trucco vi lascio il link. Se vi va di rispondere anche voi a queste domande, mi farebbe piacere ricevere, se avete un canale, ricevere il link del video in cui fate questo tag, quindi rispondete a queste domande, altrimenti anche con dei commentini, sono sempre molto graditi, mi piace leggere e sapere sempre qualcosa di questo piccolo gruppo che si è formato. Allora, iniziamo. Il tag si chiama, come ho detto, colazione, pranzo e cena. Ci ho già fame. Iniziamo con il pezzettino dedicato alla colazione. Allora, a che ora ti alzi solitamente la mattina? Ora che praticamente non sto facendo nulla, tranne che studiare per qualche concorso, preparare qualche colloquio, eccetera, mi alzo alle 9. Tranquilla, un orario comodo, non stressante. Liquidi, tè, caffè, cioccolata e latte o latte, ho sbagliato a scrivere. Allora, io amo il latte, sono una da latte e caffè, cappuccino, queste cose così, latte macchiato, però mi piace anche molto fare colazione all'inglese, quindi con il tè, mi piace molto. Una vasta collezione di tè classici, diciamo, quelli neri, al massimo un tè verdi, tisane ne ho poche, solo quelle per digerire, digestione un po' lenta. Spremuta d'arancia, sì o no? No, prima mattina non prendo la spremuta d'arancia perché l'arancia mi appesantisce abbastanza, quindi evito di prenderla. Yogurt sì, no, assolutamente no. Io considero lo yogurt latte andato a male e riandato a male. Non mi piace quello bianco, non mi piace quello là con i fruttini, con i biscottini. Non mi piace nessun tipo di yogurt. Fanno schifo tutti quanti. Poi, tazza grande e piccola o bicchiere, tazza gigantesca, perché adoro prendere il latte con i Kellogg's o comunque con altri cereali, mi piacciono molto i cereali. E poi credo che mi diano un'energia e mi fanno sentire fame più tardi durante l'arco della giornata. Me ne accorgo che quando prendo i cereali, i morsi della fame li inizio a sentire. Se faccio colazione alle 9 inizio a sentire verso mezzogiorno. Quindi praticamente mi dico a me stessa, al mio stomaco, non farti tentare, tanto fa un po' si pranza. Se invece faccio colazione con, non so, una briochina, qualcosa di dolce, l'energia che mi dà questo tipo di colazione non mi fa arrivare neanche alle 10:30, quindi reggo fino alle 11 forse. Latte di mucca, soia o altro? Latte di mucca. Se bevi il latte, metti il cacao, il miele o lo zucchero? Nessuno dei tre. Quando ero piccola utilizzavo il cacao, il Nesquik, che immagino che l'abbiamo utilizzato un pochino tutti. E il miele a me piace tanto, ogni tanto lo prendo, ma non sempre. Lo zucchero lo evito perché il latte già è per me, per il mio gusto, per me è già molto zuccheroso. Pane e cioccolata o pane e marmellata? Pane e Nutella, punto. Biscotti e cereali? Cereali. Ok, ora passiamo alle domande del pezzo del pranzo. A che ora pranzi di solito? Di solito pranzo tra l'1:30 e le 2, più o meno, sì, questo è l'orario. Acqua naturale o frizzante? Amo l'acqua frizzante, ma bevo acqua naturale. Ogni tanto mi concedo lo sfizio dell'acqua frizzante. Vino sì, vino no. Allora, mi piace il vino, lo ammetto, ma non lo bevo molto a pranzo. Se lo bevo è perché lo accompagno a un secondo tipo di carne, oppure vino bianco se c'è il secondo di pesce o anche il primo di pesce.
Sì, bianco, rosso, rosato, bianco e rosso. Rosato lo bevo raramente, non mi piace molto. Pane bianco integrale all'olio, al latte di grano duro, altro tipo. Durante l'inverno c'è stata qui la nonna che lei ama il pane bianco, ma e quindi c'è il pane bianco a casa mia, ma mangiamo anche molto il pane integrale da diversi anni a questa parte, non so più o meno quanti. Mi piace tantissimo il pane integrale. Pane fatto in casa o acquistato? Acquistato. Pasta tutti i giorni, non tutti i giorni, mai. Non tutti i giorni. Anche se considerando pasta con il sugo o simil o pasta con i legumi, praticamente a casa mangiamo pasta 6-5 volte alla settimana. Carne bianca o rossa? Non ho preferenza. Verdura cotta o cruda? Verdura cotta e verdura cruda. Adoro la verdura. Frutta esotica o di stagione? Di stagione, mi piace molto in inverno la mela, quella bianca, la mela banana la chiamo io, che adorava anche Maggie, facevamo 50-50. Mi piace in estate l'anguria, lo adoro. Sì, in inverno frutta invernale, in estate frutta estiva. Parte della cena, andiamo a cena. A che ora ceni di solito? Ceno intorno alle 8:30/9. Quando vado a fare allenamento, ceno pressappoco verso le 7:15, 7:30, perché ho allenamento ovviamente tardi, alle 8:30, e quindi quando torno poi a casa è troppo tardi, si fa troppo tardi e rischierei di non cenare per evitare di farmi rimanere tutto sullo stomaco. Quindi anticipo la cena prima dell'allenamento e quando torno a casa ho una frutta o se è inverno una camomillina o qualcosa del genere e me ne vado a dormire. Minestra o minestrone? Allora, mi piace il minestrone molto. La minestrina mi piace anche tipo a pranzo. Non so, la minestrina di verdura in quelle giornate invernali molto fredde mi piace molto. Credo che ho sbagliato a intendere perché la domanda di ora è pasta o brodo? Ma io la sera non mangio la pasta, neanche il brodino. No, di solito a cena sempre un secondo e un contorno, a pranzo primo, secondo e contorno. Vabbè, brodo di dado, vegetale o di carne, diciamo che lo metto nel pezzo del pranzo e preferisco quello quello vegetale, però non di dado. Mamma lo fa con le verdurine nella pentola a pressione. Acqua, vino, birra o coca. Ceno sempre, come pranzo sempre, con l'acqua. La birra la preferisco sulla pizza, che di solito è il sabato sera. Si cena con la pizza il sabato sera e ho appena cenato con la pizza perché oggi è sabato. E la Coca-Cola raramente. A casa chi beve Coca è mia sorella. Mia sorella torna a casa durante le feste perché non abita più qua. Lei è una romanaccia di Roma. E quindi quando c'è mia sorella Paola, di tanto in tanto un bicchiere di Coca-Cola a cena me lo prendo. Grissini sì e no. No, preferisco il pane. Mangi il dessert dopo cena? No, se mi concedo un dolcino di solito ci faccio la merenda. Infusi e tisane? Sì, per digerire. Mi sono accorta che se ho mangiato pesante, ho mangiato qualcosa che mi rimane piantato sullo stomaco, se prendo una tisanina tipo al finocchio, queste cose così che aiutano a digerire, dormo che una bellezza. Se sì, camomilla, tisane, rilassanti, infusi digestivi, tutto. Prendo la camomilla di solito quando mi sento un pochino stressata e ho voglia di dormire tranquilla.
Quindi tisane rilassanti no, solo la camomilla, infusi digestivi a go-go come se non ci fossi un domani. Con zucchero, miele o niente? Allora, di solito gli infusi digestivi li prendo senza niente. La camomilla mi piace prenderla col miele e lo zucchero non le uso in queste cose, non mi piace. Prima di andare a letto, di solito sgranocchi qualcosa. Di solito no, ma ci sono in quei giorni in cui, come dice Valentina, facciamo bungee jumping e ci lanciamo dal 200° piano di un grattacielo. Mi piace andare a letto dopo aver mangiato un pezzetto di cioccolata fondente, che io adoro. Ok, il video tag è finito. Fatemi spegnere un attimo il PC. Spero che vi siate divertiti a sentire queste risposte stupidine sulle mie abitudini alimentari. Io vi mando un grosso bacio, mi raccomando, se ne avete voglia, io sono contentissima di o leggere i vostri commentini su queste domandine che vi lascio giù nell'info box, oppure di vedere un vostro video risposta a questo tag. Quindi siete tutte taggate. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!